Giustamente Monsignor Vescovo ci salutava richiamandoci al Corpus Domini imminente. Ecco, io penso che quando noi ragioniamo sull'Eucaristia dobbiamo perlomeno tenere presente tre dimensioni. La prima è quella teologica. Gesù che è presente, vivo, in mezzo a noi, nell'Eucaristia. Un rivivere l'ultima cena, un rivivere la sua passione, la sua croce, la sua risurrezione, è presente. Ne consegue l'adorazione. Sei presente Gesù, ti adoro. Ne consegue il far comunione con Lui. Quando noi facciamo la comunione, oserei dire che non siamo tanto noi che riceviamo Gesù, quanto Gesù che assume noi con sé, no? Mettiamo un piede in paradiso, siamo inseriti nel suo corpo, nella sua vita divina e umana. Però ne consegue anche la vita. Allora, quella offerta che conclude la preghiera eucaristica, per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, ecco, tutta la vita diventa un'offerta unita a Cristo, nello Spirito, al Padre, no? Io direi che in questo secondo capitolo Papa Francesco ci aiuta a capire in modo molto molto concreto dove Cristo si incarna, nella nostra vita, nella nostra società, nelle nostre città, nei nostri problemi, nelle nostre gioie, nella nostra umanità. Infatti, per capirlo meglio, occorre fare un saltino indietro al numero 49, che è il finale del primo capitolo, quando il Papa, con entusiasmo, ci dice: usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ecco, questo è il compimento dell'Eucaristia. Portiamo, tempo permettendo, perché è da vedere, il Santissimo in mezzo ai nostri paesi, no? Io lo faccio questa sera, se il tempo me lo permette, qualcuno lo farà domani. E cosa vuol dire? Questo. Usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ma ce la caviamo con una bella processione? Ce la caviamo con qualche stendardo? Con qualche bel baldacchino? Ci vogliono? Assolutamente ci vogliono, ma non bastano. Vuol dire usciamo e viviamo ciò che abbiamo vissuto nell'incontro, nella comunione con Cristo. Il corpo di Cristo che ho riconosciuto, che ho adorato, con cui mi sono comunicato, lo incontro giorno per giorno. Ecco cosa vuol dire il Papa. Preferisco una chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Sono frasi forti, eh? Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo. Quindi l'invito missionario: usciamo, portiamo, doniamo. Fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare. Ed è appunto il Vangelo di quest'anno del Corpus Domini, no? Siete voi cibo per loro adesso, vi siete nutriti di me? Bene, voi diventate il nutrimento per gli altri, con la vostra vita, con la vostra fede, col vostro amore. Mi pareva importante questa premessa al secondo capitolo, proprio per comprenderlo meglio e non farlo diventare una semplice analisi della situazione, no? Perché altrimenti può diventare tale se non la inseriamo nel contesto di tutto il documento. Allora, ho fatto una piccola sintesi dei due punti iniziali. Il Papa dice con molta chiarezza, prima di toccare alcune questioni fondamentali relative all'evangelizzazione, è bene ricordare qual è il contesto in cui viviamo, cioè prima di parlare a Pierino, conosci Pierino. In sintesi, in soldoni, è questo il discorso che fa il Papa. Poi aggiunge, non è compito del Papa offrire un'analisi dettagliata e completa, anche se poi fa un'analisi molto dettagliata e molto completa, secondo me. In questa esortazione intendo soffermarvi brevemente su alcuni aspetti della realtà che possono arrestare o indebolire il rinnovamento missionario della Chiesa. Ecco, questo è lo scopo che muove il Papa in questa esortazione. E poi il secondo capitolo si divide in due grandi sottocapitoli: le sfide del mondo attuale all'evangelizzazione e poi le tentazioni di chi opera, cioè di chi annuncia il Vangelo oggi.
Proviamo a capirci qualcosetta di più. Allora, le sfide del mondo attuale. L'umanità vive in questo momento una realtà storica che è una svolta. Ce ne accorgiamo tutti, no? La scienza, la tecnica, qualunque cosa procede rapidamente, non riesce ancora a capire una cosa che è già superata. Pensate anche soltanto, un mio ex allievo di ULS, del professionale, è venuto a trovarmi e ha detto: sai Don, abbiamo fatto una cena di classe, eravamo in 15, io dopo mezz'ora me ne sono andato. E io, perché? Eravamo tutti in una bella tavola rotonda, io volevo incontrarmi con i miei ex compagni di classe, di scuola, no? Vedere chi si è sposato, chi ha già divorziato, chi qua, chi là. Non si riusciva a parlare. Chiaramente c'è il rito, no? Qual è il rito di oggi? Tablet o iPhone o quel che c'è sul tavolo, subito. Chiaramente accesi e soprattutto connessi, perché senza connessione non hai l'ossigeno. Per cui, durante la cena, tutti cominciavano un discorso: ah, un attimo, sì, di pure? Ah, stavi dicendo, ah, scusa, sì, un attimo, solo un attimo, un attimo, a forza di attimi, sentite, io di attimo in attimo mi è passato sia l'appetito che la voglia di parlare con voi, io volevo connettermi con voi, vi siete connessi con altri. Mi ha fatto pensare, però questa è l'umanità di oggi, c'è poco da fare. Papa dice, si devono lodare i successi, chiaramente nell'ambito della salute, educazione, comunicazione. Non è che sia sbagliato il tablet o il telefonino, attenzione. È sbagliato come l'uomo si rapporta con la tecnologia. Infatti il Papa dice, non possiamo tuttavia dimenticare i rischi e che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono una precarietà. Timore e disperazione sono padroni del cuore di molte persone. Anche nei paesi ricchi, anzi io mi permetto di correggere Papa Francesco, soprattutto nei paesi ricchi. La gioia di vivere frequentemente si spegne e cresce la mancanza di rispetto, e lo vediamo, cresce la violenza, l'inequità. Questa parola qua al mio computer non gli piace, me la corregge sempre, non so se... Comunque, la mancanza di equità, ed è evidente anche questo. Questo cambiamento è causato da balzi enormi nel progresso scientifico, innovazioni tecnologiche, siamo nell'era della conoscenza, dell'informazione. Tutto questo è bello, ma può generare un potere spesso anonimo, un grande fratello, E poi, ecco il primo punto, no ad una economia dell'esclusione. Lo dice, dobbiamo dire no ad un'economia dell'esclusione e della inequità, perché questa economia uccide. Fa un esempio molto chiaro, Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di 2 punti di borsa. Se la borsa va giù di 2 punti, alè, prima notizia dei telegiornali. Se muore un barbone, uno è uno dei tanti. O se muore un profugo nel mare, poi figuriamoci, ormai ci siamo abituati, no? Beh, la battuta che ha fatto il Papa sugli animali recentemente, no? Ha detto, giustamente, io amo gli animali, e ha battuto il bing. Insomma, l'ha laudato sì, è chiara a tal proposito, non sulla natura, eccetera. Però, l'animale... Il vicino di casa è il vicino di casa. Un giornalista furbacchione in piazza San Pietro fa una domanda a una persona che aveva un cane, sapete quei bei cappottini, eccetera. Come si chiama il suo cane? Poldo, non lo so, insomma, Poldo. E il vicino di casa? Ah, non mi interessa. Trac. Siamo lì. Perché questo è esclusione. È esclusione. Preoccuparsi se va giù la borsa, ma non se muore un anziano per strada per freddo. Invece l'inequità fa un altro esempio. Non si può tollerare il fatto che si getti il cibo quando c'è gente che muore di fame. Non è una frase fatta, non è retorica, è concretezza, è realtà. Si considera l'essere umano in se stesso come un bene di consumo che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto. Ma scusatemi, quanti sono i ragazzi che si mollano e si lasciano tra fidanzati semplicemente con un click?
Non sono più amico, sono amico. Sì, mi piaci, no, non mi piaci. Un SMS, o meglio, una whatsappata e buonanotte al secchio. Chi si è visto, si è visto. Perché non glielo dici di faccia? No, certo, impegnativo, no? Guardarsi negli occhi è impegnativo. Il face to face fa paura, il Facebook ti nasconde bene. Poi in piemontese il Facebook fa anche lì, perché la faccia del book è proprio una gran bella cosa. Comunque, gli esclusi non sono sfruttati, ma rifiuti, avanzi. Attenzione che qui il Papa non dice poi niente di nuovo, perché Giovanni Paolo II queste cose le diceva e ripeteva più volte, e prima e dopo di lui anche altri papi. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell'indifferenza. Ed è vero. Vicino di casa, come si chiama? Non mi interessa. Diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri. Più ne muoiono in mare e meno arrivano in Italia. Sentita con le mie orecchie a Sant'Antonino. Non vi dico la mia reazione, ma l'ho sentita con le mie orecchie. Diventiamo incapaci di provare compassione. Né ci interessa curarci degli altri, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. Di chi è la colpa? Sempre di qualcun altro. Conseguenza, se l'economia esclude, vuol dire che il denaro diventa un idolo. Beh, qui Vangelo alla mano, chiaro, mammona, Una delle cause di questa situazione si trova nella relazione che abbiamo stabilito col denaro, perché accettiamo pacificamente il suo predominio su di noi e sulle nostre società. La crisi finanziaria, ci dicono che ne siamo usciti, ma da quel che vediamo noi in parrocchia non è vero per niente, anzi, in qualunque Caritas o centro di aiuto alla vita, diciamo non è vero che siamo usciti dalla crisi, anzi, ha origine questa crisi nella negazione del primato dell'essere umano. Quando Giovanni Paolo II proponeva la terza via, né capitalismo né consumismo, ma antropocentrismo, l'uomo al centro, figuriamoci, è la stessa cosa. La finanza e l'economia oggi riducono l'essere umano ad uno dei suoi bisogni, il consumo. Nella logica dei consumi tutto va consumato, anche l'uomo, anche le relazioni. Capite che è difficile anche parlare di amore in questo contesto, Perché in realtà i ragazzi crescono, se non stiamo attenti, con l'idea che tutto si consuma, anche la fidanzata, anche il fidanzato, tutto si usa. Anche l'amico, anche l'amica, basta che vada bene a me. L'importante è che vada bene a me. I guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si collocano sempre più distanti. La forbice tra chi ha tantissimo e chi ha pochissimo è sempre più ampia. Tale squilibrio procede da un'ideologia che difende l'autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Dai, lo vediamo tutti, no? Cioè, chi provoca la crisi e chi ha i soldi. Crisi volute e manovrate benissimo anche, in cui ci rimettono sempre i più deboli. Negano il diritto di controllo degli stati incaricati di vigilare per la tutela del bene comune. Quanto potere hanno ancora i nostri governi? Ecco cosa sta sotto questa affermazione, no? O di chi sono fantocci? Inoltre il debito e i suoi interessi allontanano i paesi dalle possibilità praticabili della loro economia e i cittadini dal loro potere reale d'acquisto. Ridurre il debito dei paesi poveri, cancellarlo, parole che la Chiesa ha fatto in modo molto forte, ma sono rimaste parole. Scandaloso che Obama, ad esempio, non chieda scusa a Hiroshima per la bomba atomica, eh? Chi ha chiesto scusa finora? La Chiesa Cattolica. Punto. E basta. Nessun altro. Nessun altro. Si aggiunge una corruzione ramificata e un'evasione fiscale egoista. Allora, sembra quasi che sia proprio un modo di vivere ormai, no? Cioè,
si dà per scontato che uno sia corrotto. E con questa idea ci rimettono anche gli onesti, perché dobbiamo difenderci dall'idea di essere corrotti. In questo sistema, qualunque cosa che sia fragile, come l'ambiente, rimane in difesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato. Il vero di oggi è il mercato. Sono parole forti, eh? Poi mica... Il Papa è bravo, simpatico, parla bene, è sorridente, ma pianta delle martellate, signori miei, che... Conseguenza ancora, se il denaro è l'idolo, il Papa dice no ad un denaro che governa invece di servire. Beh, è evidente, avete letto tutti, penso, i fumetti della banda di Paperino, Paperone, eccetera, no? Chi è più simpatico, più contento tra i due? Sicuramente Paperino, che non ha un fior di quattrino, però è simpatico. Paperone è simpatico anche lui, perché nei fumetti vive tutto bene, ma è perennemente arrabbiato e infelice. E vive di paura che i bassotti o qualcun altro gli freghi i soldi. Eccolo qua, il denaro che governa. I soldi servono, non devi tu servire i soldi. Dietro questo atteggiamento si nasconde il rifiuto dell'etica e il rifiuto di Dio. Certo, all'etica si guarda con disprezzo, la si considera controproducente perché relativizza il denaro e il potere. La si avverte come una minaccia. E beh, certo, se tu hai una morale, se tu hai un'etica, certe cose non le fai, ti metti dei paletti. Non ci devono essere i paletti. L'importante è che ciò che faccio renda. E poi l'etica rimanda a Dio. Non va bene, è chiaro, perché o l'etica rimanda a Dio o non è etica. Perché altrimenti qui siamo una quindicina, tutti abbiamo la nostra etica. E che cos'è alla fine la mia etica? Ciò che mi piace. Papa Benedetto, nell'omelia, prima ancora di essere eletto pontefice, a chiare lettere diceva le stesse cose. L'idolatria del relativismo etico. Eccolo qua, salta fuori chiaramente. Dio, invece, è incontrollabile, non è manipolabile, è persino pericoloso, perché chiama l'essere umano all'indipendenza da qualunque tipo di schiavitù, e non va bene. Il credente vero oggi fa paura. La Chiesa, nella misura in cui è coerente, fa paura perché libera l'uomo, che invece deve essere tenuto schiavo della finanza e del denaro. L'etica consente di creare un equilibrio umano. E il Papa allora dice, esorto gli esperti finanziari e i governanti a considerare le parole di un saggio dell'antichità. Non condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo non sono nostri, ma loro. San Giovanni Crisostomo. Il denaro deve servire e non governare. Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha l'obbligo, in nome di Cristo, di ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli e promuoverli. Vi esorto alla solidarietà disinteressata, ad un ritorno dell'economia e della finanza, ad un'etica in favore dell'essere umano. Qualunque cristiano impegnato in economia deve attenersi a questo, altrimenti direi peccato mortale. È chiaro, è qua. Il Papa in nome di Cristo, cioè qui è affermazione solenne, Conseguenza ancora, no all'inequità che genera violenza. È tutto un collegamento, è tutta una catena, no? Non puoi saltare gli anelli, sennò poi perdi il filo. Se il denaro la fa da padrone, il denaro crea inequità e l'inequità crea violenza. Fino a quando non si eliminano l'esclusione e l'inequità nella società e tra i diversi popoli, sarà impossibile sradicare la violenza. Senza uguaglianza di opportunità si crea un terreno fertile che prima o poi provocherà l'esplosione. Perché questa invasione di profughi in Europa, secondo voi? Perché fanno il viaggio turistico? Fanno il pellegrinaggio ai santuari europei? Non credo proprio. Perché scappano, come faremmo noi, da guerra, fame e persecuzione. Poi questa distinzione molto di lana caprina tra profughi
che chiedono l'asilo e quelli profughi economici, mi fa veramente ridere, cioè, insomma, o ti ammazzano o muori di fame, non vedo quella sostanziale differenza. Ma è provocata da che cosa? Da questa inequità, dallo scarto tra paesi ricchi e paesi poveri, che non si è ridotto, ma si è ampliato notevolmente negli ultimi anni. Non vi saranno programmi politici né forze dell'ordine che possano assicurare illimitatamente la tranquillità se non si raggiunge un'equità. E si vede, eh? Si vede, chiaramente si vede. È sempre più evidente questo. Come il bene tende a comunicarsi, così il male a cui si acconsente, cioè all'ingiustizia, tende ad espandere la sua forza nociva e a scardinare in silenzio le basi di qualunque sistema politico e sociale. È una profezia, che però, ripeto, non è nuova. È la profezia dei papi che hanno preceduto Francesco, inascoltata, e che vediamo ora con i nostri occhi attuarsi storicamente. I meccanismi dell'economia attuale promuovono una esasperazione del consumo. Il consumismo sfrenato, unito all'inequità, danneggia doppiamente il tessuto sociale. Ma non trovate un attimino strampalato il fatto che se c'è deflazione vuol dire che siamo in crisi? Cioè, se i prezzi diminuiscono non va bene. Mia nonna avrebbe detto che sia su un foi, no? Se i prezzi diminuiscono, meno male, no? Se la benzina è diminuita, non in relazione a quanto è calato il petrolio, beh, meno male, insomma, non è che ci abbiamo perso, no? Eppure no, questo è un segnale preoccupante, negativo, una ricreare inflazione, se non è intorno al 2% non funziona. Ma che mondo bacato, ma veramente un mondo bacato. Il Papa poi analizza alcune sfide culturali, nota questa catena che va avanti, no? E arriva fino alla violenza che vediamo con i nostri occhi. Sfide culturali. Ci sono autentici attacchi alla libertà religiosa, nuove situazioni di persecuzione dei cristiani, le quali in alcuni paesi hanno raggiunto livelli allarmanti di odio e di violenza. Sicuramente i cristiani sono i più perseguitati nel mondo, senza ombra di dubbio, e non solo dai musulmani integralisti. Anche nei paesi di religione induista c'è una forte persecuzione dei cristiani, e nei nostri paesi occidentali, in cui ufficialmente c'è libertà, c'è una persecuzione latente, sicuramente a livello intellettuale, a livello ideologico, sicuramente. Ora, un ragazzo che dica in classe che va a messa, che è all'oratorio, che, insomma, che vive la vita sua parrocchiale, non è sicuramente stimato dalla massa, anzi. C'è una diffusa indifferenza relativista, ma ciò non danneggia soltanto la Chiesa, ma la vita sociale in genere. Una cultura in cui ciascuno vuole essere portatore di una propria verità soggettiva, relativismo, rende difficile che i cittadini desiderino partecipare ad un progresso comune che vada oltre gli interessi e i desideri personali. Ci chiediamo perché c'è poca affluenza alle urne? Ma perché ce ne frega niente? C'è disinteresse. Qui il fatto religioso è quello che noi stiamo analizzando, ma poi c'è il fatto culturale, sociale. Se l'unica cosa che conta è pensare a se stessi, perché devo andare a votare? Basta che vada bene a me? Punto, no? E quindi c'è un disinteresse, c'è proprio ciascuno pensa a se stesso, basta. Nella cultura dominante di oggi, il primo posto è occupato da ciò che è esteriore, immediato, visibile, veloce, superficiale, provvisorio. L'apparenza conta quest'oggi, evidente. I mestieri più ricercati sono appunto quelli che sono relativi alla bellezza, all'apparenza, all'esteriorità, sul corpo di altri o sul proprio corpo, no? I vescovi africani hanno segnalato che molte volte si vuole trasformare i paesi dell'Africa in semplici pezzi di un meccanismo, parte di un ingranaggio gigantesco. Ma sapete voi che la Cina sta comprando una barca di territori in Africa e quindi diventa padrone dell'Africa? È una forma di colonialismo molto peggiore di quello di passata memoria. Dall'altra parte, i vescovi dell'Asia hanno evidenziato le influenze che dall'esterno vengono esercitate sulle culture asiatiche.
La fede cattolica di molti popoli si trova oggi di fronte alla sfida della proliferazione di nuovi movimenti religiosi, alcuni fondamentalisti e altri che propongono una spiritualità senza Dio. Tutta la sfera New Age, ad esempio, no? Che attenzione che attecchisce anche in qualcuno che va poi messa la domenica, pensate a Reiki e cose del genere. Da un lato c'è una reazione ad una società materialistica e consumistica, ma dall'altro si vuole approfittare delle carenze delle popolazioni che vivono in periferie e nelle zone impoverite. Inoltre è necessario che riconosciamo che se parte della nostra gente battezzata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, ciò si deve anche ad alcune strutture, ad un clima poco accoglienti in alcune delle nostre parrocchie e comunità. E qui ci invito a fare un esame di coscienza e chiederci in che modo la nostra Chiesa locale, piccola, è inclusiva, in che modo accoglie. Qui parliamo di parrocchie, di diocesi, parliamo anche di comunità più piccole, no? Poi nella nostra mentalità piemontese, un po' diffidente, alle volte se arriva un da fora, chiesto sì, no? Non è sempre che si crea un clima di accoglienza e di simpatia. In molte parti c'è un predominio dell'aspetto amministrativo su quello pastorale. Insomma, ce n'è per tutti, Cita ancora i vescovi degli Stati Uniti, che dicono che la Chiesa insiste sull'esistenza di norme morali oggettive valide per tutti, ma ci sono coloro che presentano questo insegnamento come ingiusto, ossia opposto ai diritti umani basilari. Tale argomentazione scaturiscono solitamente da una forma di relativismo morale che si unisce ad una fiducia nei diritti assoluti degli individui. Oggi, per molti, quello che per me è un desiderio deve diventare un diritto. Vedi anche la discussione sui diritti, sulle unioni civili in Italia, eccetera, eccetera, no? Per me è un desiderio, quindi deve diventare un diritto. Non c'è da che sia oggettivamente giusto o sbagliato. A me piace. Nonostante tutto questo, in molti paesi, anche dove il cristianesimo è in minoranza, la Chiesa cattolica è istituzione credibile davanti all'opinione pubblica. E quanto grande è il contributo delle scuole e delle università cattoliche nel mondo intero? Insomma, vede i lati negativi e vede quelli positivi. Al numero 66, una parola sulla famiglia, che attraversa una crisi culturale profonda. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva, che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ciascuno. Oltre ad esserci un vertiginoso calo di matrimoni, non so, io guardo la mia parrocchia, negli anni 70 Sant'Antonino aveva una media di 25 matrimoni all'anno, ora la media è 5-6, 7 quando va proprio bene, tipo quest'anno, quindi crollo totale. E c'è anche poi la difficoltà del saper stare assieme però, no? Perché è vero, per tanti è una gratificazione, cioè non è un amore visto come io vivo per l'altro, io vivo per te, io mi metto a servizio tuo, io ti do la vita e tu la dai per me, allora sì, matrimonio. No, io sto bene con te, stare con te mi fa star bene. Vedete, quando diventiamo cristiani, quando operiamo nella nostra mente, nelle nostre scelte, una rivoluzione di tipo copernicano, vi ricordate Copernico, prima ancora di Galilei, no? Non è la Terra relativamente al centro, ma il Sole. Ora, se io penso di essere al centro e tutti ruotano intorno a me, non posso amare. Questo è egoismo. Guardate quante pubblicità proprio questo concetto invece ci trasmettono, no? Tutto ruota attorno a te. Mi pare la Vodafone qualche anno fa, ma anche una banca, insomma. No? Cioè, un bel cerchio, tu in centro, tutti a tuo servizio. Quanti sono i ragazzini considerati principini assoluti, despota delle famiglie e che hanno sempre ragione loro nelle nostre società? Sant'Antonino, alla seconda media, un insegnante ha messo una nota ad un ragazzino, è arrivata la mamma con l'avvocato. Mi avrebbe dato due lourdon, punto e basta, insomma, no? È arrivata la mamma con l'avvocato, perché con quella nota l'insegnante ha scioccato suo figlio. Eh sì, ma certo, se tutto ruota attorno a lui, chiaro, no? Chiunque prova a dire qualcosa sul figlio è un nemico, è un allucinante.
come insegnano i vescovi francesi, non nasce dal sentimento amoroso effimero per definizione, ma dalla profondità dell'impegno assunto degli sposi che accettano di entrare in una comunione di vita totale, ecco il matrimonio. E poi c'è l'inculturazione della fede. Il sostrato cristiano di alcuni popoli è una realtà viva. Uno sguardo di fede sulla realtà non può dimenticare di riconoscere ciò che semina lo Spirito Santo. Si tratta di un'autentica fede cattolica in molte parti, con modalità proprie di espressione di appartenenza alla Chiesa. È imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il Vangelo. E dà alcuni consigli. Nei paesi di tradizione cattolica si tratterà di accompagnare, curare, rafforzare la ricchezza che già esiste. E nei paesi di altre tradizioni religiose o profondamente secolarizzati si tratterà di favorire nuovi processi di evangelizzazione della cultura. Nel caso di culture popolari di popolazioni cattoliche possiamo riconoscere alcune debolezze che devono ancora essere sanate dal Vangelo: il maschilismo, l'alcolismo, la violenza domestica, una scarsa partecipazione all'Eucaristia, credenze fataliste, superstiziose che fanno ricorrere alla stregoneria, eccetera. Ma è proprio la pietà popolare il miglior punto di partenza per sanarle e liberarle. Notate quanto equilibrio, no? Certo, va sfrondato ciò che non va bene, ma non bisogna buttare con l'acqua sporca anche il bambino, no? È anche vero che ci sono forme esteriori di tradizioni di alcuni gruppi o in ipotetiche rivelazioni private che si assolutizzano. Esiste un certo cristianesimo un po' individuale, sentimentale, un modo di vivere la fede molto personale che non corrisponde ad una vera pietà popolare. Allora, se da una parte non bisogna essere scettici, per cui qualunque fatto soprannaturale non esiste, dall'altra non bisogna essere creduloni. E la via di mezzo chi ce la indica? Proprio la Chiesa, no? È evidente, insomma, no? C'è un po' la tendenza delle persone a correre dietro ad ogni fatto un po' straordinario che accade. Non è pietà popolare questa, questo o è o rasenta la superstizione. Piano, calma, non escludere, ma prima di andare valuta e soprattutto confrontati. Nemmeno possiamo ignorare che negli ultimi decenni si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico, e questo è un dramma. E sì, perché c'è uno scollamento tra nonni, figli e nipoti sulla trasmissione della fede, o c'è un totale disimpegno. Quando i genitori, padrini e madrine, al battesimo promettono, giurano e soprattutto spergiurano di educare i figli cristianamente, poi ti accorgi, quando cominciano il catechismo, che qualcuno l'ha fatto, molti no. Da cosa te ne accorgi? Da una cosa banalissima. Ad esempio, se sanno farsi o no il segno della croce. Da un po' di anni a Sant'Antonino abbiamo cominciato un catechismo di seconda elementare, famiglia insieme, sempre. Perché se no era difficile fare catechismo ai bambini già educati in un certo modo e a quelli invece più lontani, no? C'è questo scollamento, è evidente che ci sia questo scollamento. Oppure i ragazzi della cresima a cui tu chiedi di confermare come padrino uno dei due del battesimo, sapete da me qual è la risposta più gettonata? E chi sono i padrini del battesimo? Beh. Qualcuno non sa neanche il nome, non sa neanche la zero. Scelte sbagliate, scelte fatte per far contento qualcuno, se no poi si offendeva quello là. Non è così che funziona. E insomma, ce n'è. E poi altre culture, eccetera. Ma notate come il Papa è concreto, concretissimo in questa sua esortazione. Nel capitolo secondo parla di noi, o meglio, di quelli che si impegnano a operare nella pastorale, nell'evangelizzazione. E al numero 76 ringrazia: sento una gratitudine immensa per l'impegno di tutti coloro che lavorano nella Chiesa, dai vescovi fino al più umile e nascosto dei servizi ecclesiali. Beh, non deve passare in secondo ordine questa affermazione, perché è molto importante. Come a dire, cominciamo a valutare ciò che c'è, e c'è tanto.
E molte volte c'è tanto in silenzio e nascostamente, ma c'è tanto. Quante sono le persone in diocesi che nascostamente lavorano per il Vangelo? Anche semplicemente dal togliere la polvere ad un banco della Chiesa, eh? Anche questo è lavorare per il Vangelo. L'apporto della Chiesa nel mondo attuale è enorme e anche questo dobbiamo dirlo. Il nostro dolore e la nostra vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa, che non va dimenticato, però non deve far dimenticare quanti cristiani danno la vita per amore. Aiutano tanta gente a curarsi o a morire in pace in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da diverse dipendenze nei luoghi più poveri della terra, o si prodigano nell'educazione di bambini e giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in ambienti ostili, o si dedicano in altri modi che mostrano l'immenso amore per l'umanità ispiratrici del Dio fatto uomo. Verissimo. Quindi, bene, eh? Al tempo stesso desidero richiamare l'attenzione su alcune tentazioni che specialmente oggi colpiscono gli operatori pastorali. E qui c'è un bel esame di coscienza per me e per voi con me. Siamo al numero 78. Sì alla sfida di una spiritualità missionaria. Una preoccupazione esagerata per gli spazi personali di autonomia e di distensione che porta a vivere i propri compiti come una mera appendice della vita e la vita spirituale per tanti si confonde con alcuni momenti religiosi. Allora, questo è già una tentazione, no? Cioè mettere la vita spirituale in un angolino. C'è la mia vita, lavoro, divertimento, riposo, relazioni, e poi c'è la vita spirituale, come fossero due cose assolutamente separate da una bella porta stagna, no? Non devono interferire. E questo cosa porta? Ad una crisi di identità e ad un calo del fervore, perché c'è individualismo, cioè tre mali che si alimentano uno con l'altro. Molti operatori pastorali, benché preghino, sviluppano una sorta di complesso di inferiorità. Io spero che non ce l'abbiate, eh? Però c'è, che li conduce a nascondere la loro identità cristiana. Hanno paura di dirsi cristiani. Si produce allora un circolo vizioso, perché così non sono felici di quello che sono o di quello che fanno, non si sentono identificati con la missione di annunciare il Vangelo e questo indebolisce l'impegno. Finiscono per soffocare la gioia della missione in una specie di ossessione per essere come tutti gli altri e per avere quello che gli altri possiedono. E allora cosa ci differenzia dagli altri? Nulla. Si sviluppa negli operatori pastorali anche un certo relativismo pratico che consiste nell'agire come se Dio non esistesse, decidere come se i poveri non esistessero, sognare come se gli altri non esistessero. Una sorta di ateismo pratico, eh? Cioè tu a parole vai in chiesa, fai le tue devozioni, magari vai anche ai santuari, ma praticamente no. Non vivi queste cose, ti adegui senza problemi agli altri. Allora si cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche o a spazi di potere e di gloria umana che ci procura in qualsiasi modo invece di dar la vita per gli altri nella missione. Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario, che non vuol dire salire su una sedia e fare la predica in piazza, ma vuol dire essere contenti di essere cristiani e dimostrarlo con la vita. Questo è il primo annuncio, eh? Questa è sicuramente la prima testimonianza. Amandoci, perché se è una scusa quelli che dicono, io non vado a messa perché quelli che vanno a messa sono peggio degli altri, io rispondo, allora se hai capito questo, tu vai a messa e poi cerchi di essere meglio degli altri, no? È logico. È una scusa che ha però del fondamento, perché quando qualcuno magari va veramente a messa e poi la prima cosa che fa uscendo è a criticare il prossimo, forse non ci siamo capiti molto. Poi parla dell'accidia egoista. Molti laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito apostolico e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero. Facciamoci un esame di coscienza. Vale anche per molti preti, comunque.
Difficile trovare catechisti preparati per le parrocchie. Dipende dai luoghi, obietto, dipende dai luoghi. E che perseverino nel loro compito per diversi anni, questo un po' è vero però. Mi do un impegno e poi però a tempo determinato, ma qualcuno invece consacra una vita intera a questo, noi lo fa con assoluta generosità. Qualcosa di simile accade anche con i sacerdoti, che si preoccupano con ossessione del loro tempo personale. Ero ancora in seminario, il mio direttore spirituale ci raccontava, vi parlo della seconda guerra punica ormai, che un giovane viceparroco a Torino va in parrocchia, si presenta al parroco, poi si siedono, si mettono d'accordo su alcune cose, poi chiede: io avrei una richiesta, vorrei il mio giorno libero. Vabbè, dimmi quale, la domenica. va bene, d'accordo, benissimo, signor Vescovo, faccio meno del viceparroco, grazie. No? Non è una barzelletta, è successo veramente qualche anno fa a Torino, questo, eh? Alcuni fanno resistenza a provare fino in fondo il gusto della missione e rimangono avvolti in un'accidia paralizzante. L'accidia, quello che ti blocca, no? Quell'aridità spirituale, quella paura di fare, no? Quella depressione spirituale, chiamiamola in questo modo anche. Il problema non sempre è l'eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l'azione e la renda desiderabile. Eh sì. Non si tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e in definitiva non accettata. Questa accidia pastorale può avere diverse origini. Alcuni vi cadono perché portano avanti progetti irrealizzabili e non vivono volentieri quello che con tranquillità potrebbero fare. Altri perché non accettano la difficile evoluzione dei processi e vogliono che tutto cada dal cielo. Altri perché si attaccano alla loro vanità. Insomma, presenta diverse cose davvero interessanti. Altri perché non sanno aspettare, vogliono tutto subito. L'ansia odierna di arrivare a risultati immediati fa sì che non si tolleri facilmente il senso di qualche fallimento, difficoltà, contraddizione, che non si accetti la croce. Ecco. Un mio confratello 2 o 3 anni fa mi diceva: dopo 8 anni di catechismo abbiamo creato dei perfetti atei. E io rispondevo: beh, non è proprio così. Però pensa se non li avessi fatti quegli 8 anni di catechismo, avreste chissà che cosa, no? San Giovanni XXIII diceva questo: la parrocchia nel villaggio è come la fontana, non c'era l'acqua potabile in casa. La fontana che compito ha? Dare acqua potabile, fresca, pulita, e darla. E la gente del villaggio invece cosa può fare? Andarla a prendere l'acqua o non andarla a prendere? Chi va a prenderla? C'è chi va con un Sebber bel grosso, chi va con un catino più piccolo, chi va con il Casul, chi va con le mani e chi la beve così. E a seconda di quel che bevi, tu ti arricchisci, ma la parrocchia deve dare l'acqua pulita. Allora, questo vale per noi preti, vale per voi laici. Qualunque attività pastorale facciamo, dobbiamo farla bene, per il Signore, con gioia e con competenza, tenendo conto che la croce c'è. Chi vuol seguirmi prende la sua croce e mi segua. E qui il Papa ci mette in guardia, eh? Attenzione, che prende forma la più grande minaccia, che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. E cita Joseph Ratzinger. 83. Si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Qui sono le sue espressioni che rimangono, eh? La psicologia della tomba e ci trasforma in mummie da museo. Siamo sempre all'83. Non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Davvero, non lasciamocela rubare. E non pretendiamo risultati tutti, subito, immediati.
La parabola del buon seminatore è maestra in questo, no? Il seminatore, che Buonanima di Vittorio Vescovo definiva pazzo, aveva ragione, perché un seminatore normale non butta il seme ovunque, no? Lo butta nel terreno buono e basta, non lo spreca. Invece quel seminatore, che però è anche l'operatore pastorale, a modello di Cristo, il seme lo butta e basta. Poi sempre il Vangelo ci ricorda che c'è chi semina, chi irriga e chi raccoglie. E allora? Quante cose noi raccogliamo magari dal lavoro fatto da chi ci ha preceduto? E quante cose raccoglieranno quelli che ci seguiranno? L'importante è lavorare bene, con gioia, per il Signore. Infatti la conseguenza è no al pessimismo sterile. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere, e qui è il titolo esattamente dell'esortazione. I mali del nostro mondo e quelli della Chiesa non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore, come a dire, tanta battuta storti fu un niente. È una bella scusa per non far niente questa, eh? Ah, tanto il mio parroco non mi piace, quindi non mi impegno, tanto il mio vescovo capisce niente, quindi non mi impegno, tanto, tanto, tanto. Ti vuoi impegnare, sì o no? Se è vero, come dici, che il parroco e il vescovo non capiscono niente, ti impegni ancora di più. Eh sì, se no dov'è la tua fede? Dov'è? No? È così? Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre, sono l'84, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità, senza dimenticare che dove abbondò il peccato sovrabbondò la grazia. Quindi occorre intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alla zizzania. Ecco, bella definizione dell'evangelizzatore, eh? E poi cita Giovanni XXIII, l'11 ottobre del 62. Non senza offesa per le nostre orecchie ci vengono riferite le voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana, essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai. A noi sembra dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura che annunziano sempre il peggio, quasi incombesse alla fine del mondo, nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, son piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. Eravamo nel 62. Pensate un po', eh? I santi, i profeti, eh? All'85, anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti e ricordare quello che disse il Signore a San Paolo: ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Ricordiamoci che abbiamo tutti un tesoro in vasi di creta. Siamo vasi di creta, fragili, deboli, peccatori, mamma mia, ma abbiamo un tesoro, che è lo Spirito Santo in noi, la Trinità in noi. Il trionfo del cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria. Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano della zizzania prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica. E la tentazione di sempre è: Signore, vuoi che andiamo a sradicare la zizzania? No, che non rischiate di sradicare anche il grano buono. Lasciamo che crescano assieme, poi saranno mietuti e separati. Non lasciamoci rubare la speranza. Andando avanti, sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo. Oggi, quando gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, esperienze di fraternità. Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene,
fine del numero 87. Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene, chiudersi in se stessi significa assaggiare l'amaro veleno dell'immanenza e si diventa egoisti. È una tentazione ricorrente, eh? Stiamo bene nel nostro piccolo gruppo, non usciamo dalla parrocchia, poi magari usciamo per fare qualunque cosa, ma non per la vita spirituale. È un problema, eh? Il campanilismo, che non è giustamente l'affetto a ciò che è sotto il tuo campanile, che ci sta, ma è l'essere abbracciati mani e piedi come fossero dei ragni al tuo campanile, e guai che me lo tocca, e io di lì non esco, spiritualmente, no? L'ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone, la paura di essere invasi. Quanti sono i cristiani che per errore in Europa rischiano di morire o muoiono nel Mediterraneo? Sono mica tutti i musulmani, anche lo fossero, sono comunque anch'essi figli dell'unico Dio, eh? Eppure la paura di essere invasi. E queste idee, attenzione, che passano, eh? Insomma, nel mondo europeo un certo razzismo latente, neanche troppo latente, insomma abbastanza manifesto. L'Austria è andata a meno uno dall'avere un bel presidente razzista. L'89, il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca sono fenomeni ambigui e fa bene a dirlo. Abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molta gente perché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno con l'altro, il devozionismo. Se non trovano nella Chiesa una spiritualità che li sani, li liberi, li ricolmi di vita e di pace e che nel medesimo tempo li chiami alla comunione solidale e alla fecondità missionaria, finiranno ingannati da proposte che non umanizzano né danno gloria a Dio. Quanti cadono nelle sette le più strambe possibili? Eh? O in una sorta di paracristianesimo. Le forme proprie della religiosità popolare sono incarnate, perché sono sgorgate dall'incarnazione della fede cristiana in una cultura popolare. Includono una relazione personale, non con energie armonizzanti, ma con Dio, con Gesù Cristo, con Maria, con un santo. Hanno carne, hanno volti, sono concrete. Cresce la stima per diverse forme, attenzione, di spiritualità del benessere. Ah sì, i centri del benessere, per la carità, saggito di Magrin Pog, ben vengano, ma per tanti sono quella la spiritualità, eh? Queste forme strampalate, molto molto New Age. Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel fuggire da una relazione personale impegnata con Dio, che al tempo stesso ci impegni con gli altri. Eh sì, le due cose non si distaccano mai. San Giovanni, come puoi dire di amare Dio che non vedi se poi non sai amare il prossimo che vedi? Si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. E anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini senza stancarci mai di scegliere la fraternità. Anche lì, eh? Qui cita, è molto bello, Santa Teresa di Lisieux, ma la lascio per la vostra lettura personale, siamo in fondo al numero 91, ma è molto bello, chi ha poi tempo se lo legga. Qui sta la vera fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa scoprire e sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all'amore di Dio. In quest'epoca, e anche là dove sono un piccolo gregge, i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo. Non lasciamoci rubare la comunità. Queste frasi finali, che sono la sintesi dei vari capitoletti, sono davvero delle perle preziose. Non sarebbe male inquadrarle e metterle da qualche parte. E poi parla della modalità spirituale, quella di cui spesso Francesco tratta, eh?
consiste nel cercare al posto della gloria del Signore la gloria umana e il benessere personale, legata all'apparenza. L'importante è che all'esterno sia tutto corretto, poi dentro me la vedo io. Ed è infinitamente più disastrosa di qualunque altra mondanità semplicemente morale. Si alimenta in due modi, ma qui vi lascio a leggere voi il gnosticismo, il neopelagianesimo, ve la vedete voi se volete, e molti atteggiamenti. Questi li possiamo vedere un secondo. Ad esempio, in alcuni si nota la mondanità spirituale, in una cura ostentata della liturgia, della dottrina, del prestigio della Chiesa. Non vuol dire celebrare bene, vuol dire farlo in modo feticista, è diverso. Cioè vuol dire gestire il sacro sganciato dalla realtà, il sacro per il sacro, punto. Ah, lì sono quelli che vivono la propria, io vivo la mia messa, la mia messa personale, la mia messa, non è mai la tua messa, è la messa, è la comunità che vive l'Eucaristia. Cura ostentata della liturgia, della dottrina, del prestigio della Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo nel popolo di Dio. In altri, la mondanità spirituale si nasconde dietro il fascino di poter mostrare conquiste sociali e politiche. Si può anche tradurre in diversi modi di mostrarsi a se stessi coinvolti in una densa vita sociale piena di viaggi, riunioni, cene, ricevimenti. Oppure in un funzionalismo manageriale, carico di statistiche, pianificazioni, valutazioni e così via. In pratica si diventa un gruppo di elite che non va in cerca dei lontani e non si preoccupa del prossimo assetato di Dio. Ci mette in guardia anche dagli intrattenimenti vanitosi. Parlando a proposito di quello che si dovrebbe fare, il peccato del si dovrebbe fare. Come maestri spirituali ed esperti di pastorale che danno istruzioni rimanendo all'esterno. Ah, bisognerebbe fare, però io non lo faccio mai. Chi fa così non impara dai propri peccati, né è autenticamente aperto al perdono, è una corruzione con apparenza di bene. E questa mondanità asfissiante si sana assaporando l'aria pura dello Spirito Santo che ci libera dal rimanere centrati in noi stessi, nascosti in una apparenza religiosità vuota di Dio. Finale del 97, non lasciamoci rubare il Vangelo. E nel 98 c'è un invito a tutti i cristiani, nel 99 scusatemi, ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa, che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutualmente, come vi accompagnate. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Attenzione alla tentazione dell'invidia. Siamo sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto. Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri che sono di tutti. Il finale è non lasciamoci rubare l'ideale dell'amore fraterno. E poi altre sfide ecclesiali, interessanti, pratiche, ma fondamentalmente le cose importanti sono qui e si riassumono nel finale del 109, non lasciamoci rubare la forza missionaria. Insomma, ce ne sarebbe da dire e da fare, perché davvero è ricco e concreto. Ho cercato di fare una sintesi senza tradire però le parole del Papa. Cioè non ho usato parole mie, se non qualche esempio, qualche digressione, anche per rendere un po' meno pesante il tutto. Ma è un capitolo che è concretissimo, è proprio un fondamento, un aiuto, secondo me, ad analizzare il mondo attuale e a evitare le tentazioni che abbiamo tutti, guardare invece le cose che sono frutto dello Spirito Santo. A me sembrava di potervi dire le cose così, in questo modo, con questa sintesi. Spero di aver detto le cose più importanti.